Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Non badate ai miei capelli perché oggi parleremo proprio di loro. Andiamo, ho fatto la ricrescita in questi giorni e andremo a fare lo chatouche. Io lo faccio sempre da sola. Vi ho fatto un po' di tempo fa, qualche mese fa, sul mio canale un video sulle schiariture. Oggi andiamo a vedere un'altra tecnica per fare lo chatouche. Vi farò vedere come lo faccio io, la mia tecnica che uso ormai da anni, perché d'inverno tendo sempre a scurire tutto, ma poi arriva l'estate e dovete sapere che a me, io ho i capelli lisci, però mi piace fare un po' il boccolo, quindi col colore tinta unita il boccolo lo vedo sempre un po' smorto e andando a schiarire un po' le punte invece vedo molta luminosità sul viso. Sono un pochino abbronzata, ditemi che si vede, perché ho iniziato la stagione balneare a casa mia, ovvero mio marito ha preparato piscina grigliata, quindi wow. E oggi appunto andiamo a vedere insieme come faccio lo chatouche. Mi raccomando, se volete replicare questa cosa da sole, mettete una maglia vecchia. Io questa la tengo apposta per fare questo lavoro, quindi uso sempre lei. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella per le notifiche e venirmi a seguire sulla mia pagina Instagram, dove nelle storie vi spoilerò un po' di cose, vi faccio vedere un po' di cose e pubblico tanti make-up, quindi vi aspetto. Allora, che cosa ci serve? Ci serviranno degli elastici, possibilmente 4, con residui di capelli annessi, una spazzola o un pettine, io ho questa di Primark, dei guanti monouso, una bustina di decolorazione che potete trovare al DM, Tigotà, acqua e sapone, chi più ne ha più ne metta, io l'ho presa al Tigotà questa, e l'ossigeno a 20 volumi. Se non volete una schiaritura troppo chiara, io uso sempre il 20, ogni tanto il 30, però sinceramente mi trovo meglio con il 20, anche perché andando a schiarire gradualmente, magari da principianti evitiamo proprio di andare a creare danni al capello e di fare macchie soprattutto. La tecnica è un po' quella che, se vi è capitato di vedere anche Federico Fashion Style, fa un po' la stessa cosa, io la farò leggermente diversa, oppure comunque si è visto anche in qualche altro tutorial su YouTube. Io lo faccio da tanto tempo, sinceramente non volevo farlo quest'anno perché generalmente ho sempre portato i capelli più lunghi di così e mi piace sul capello tanto lungo, però ho detto ma sì, diamoci una botta di luce anche quest'anno. Quindi inizio subito. Poi vi servirà una ciotolina per andare a mescolare appunto la miscela per la decolorazione e un pennello per applicarla. Allora, la prima cosa da fare è sezionare la testa in 4 parti, quindi vado in modo abbastanza grossolano a fare una riga, ok, e la porto fino a sotto, la sistemiamo un po' con la spazzola. Cercherò di essere rapida e indolore, ragazze. Allora, andate fino a dietro, anche se non è perfetta, non fa nulla. Quindi andiamo a fare una prima codina per tenere fermi i capelli da un lato. A me lo chatouche piace anche sul ciuffo, però è molto corto il mio, come potete notare, sto aspettando che cresca. Non so se farà parte del nostro chatouche, vedremo alla fine il risultato. Quindi questa sezione la divido in altre 2 parti, cerco di più o meno dividerla al dietro l'orecchio, prendete il riferimento appena finisce l'orecchio e dividete più o meno, vedete non è super perfetto, però dividete in 2 parti, la prima davanti e la seconda dietro. Ora, in base a quanto volete farlo alto, voi andrete a fare la codina, quindi se la fate alta vi verrà uno chatouche piuttosto importante. Io non voglio farli tanto tanto alti, quindi parto da questa altezza che è più o meno, vediamo, sotto lo zigomo e vado a fare una prima codina. Col restante ciuffo faccio la seconda codina, quindi vado a prendere un altro elastico e più o meno alla stessa altezza vado a fare la stessa cosa, quindi codina e 2
abbiamo due codine. Stessa cosa facciamo dall'altro lato. C'è da dire che lo chatouche dei parrucchieri costa davvero davvero tanto. Anche nell'altro video ve l'avevo accennato, alcuni parrucchieri secondo me fanno pagare anche uno sproposito, perché alla fine tutto sommato a noi ci costa circa 2 euro, 2,50 euro tra la bustina di decolorazione e l'ossigeno, quindi questo è il risultato. Quindi dovete avere 4 codine, vedete, più o meno in parallelo, dovete vedere gli elastici. Secondo passaggio, prendo la mia spazzola o il mio pettine e andiamo a cotonare bene tutte queste codine. Quindi iniziamo, dovete proprio cotonarle super bene. Questo servirà a dare l'effetto sfumato appunto al nostro chatouche. Ok, vedete? Questa è la prima. Vado con la seconda. Dopo munitevi di balsamo per districare i capelli, ovviamente. La stessa cosa vale per i capelli ricci, eh? È sempre la stessa procedura. Quindi assicuratevi di aver cotonato bene tutta la codina. Ok. E a questo punto passo dall'altra parte. Sono bellissima, sembro un barboncino. Si sa che quando il parrucchiere esegue i trattamenti comunque... Allora, dovete sapere che io non vado dal parrucchiere dal 2010, quindi sono 10 anni di risparmio parrucchiere. Ripeto, se li volete fare più alti fate le codine alte, se li volete fare solo più bassi sulle punte per iniziare fate le codine ancora più basse. Adesso, ciotolina, pennello... Mettiamo i guanti e andiamo a miscelare tutta la bustina di decolorazione, perché sono 25 grammi, con una parte, mettete poca poca acqua ossigenata per volta e mescolate finché non ottenete una crema abbastanza spumosa. Deve essere proprio una crema, non troppo liquida, quindi poco prodotto per volta fino a che otterrete una crema semidensa. Non c'è pericolo, diciamo, di errore. C'è mio figlio che sta salendo le scale, perché ogni volta che suo padre si distrae lui corre da me e viene nel mio studio mentre io sto girando i video. Eccolo, già lo sentivo. Quindi ok, Valerio è venuto a salutarci, suo papà l'ha recuperato, adesso riprendiamo il video, sta piangendo, vabbè, oh, sono bambini, come si dice. Non è che possono fare tanto, o giocano, piangono, mangiano, insomma, o dormono. Allora vado ad aprire la bustina, potete anche usarne mezza se avete i capelli corti, volete solo fare qualche piccola sfumatura. Questa è una decolorazione antigiallo perché è di colore blu, quindi vado a versare qua dentro tutta la polvere. Attenzione a non inalarla perché non è piacevole. Quindi fate molto lentamente, non come me, che cerco di fare i video in modo veloce e me la sto pippando praticamente. Prendo l'ossigeno, ne metto così, inizio a mescolare piano piano perché sennò si volatilizza e vedo già che è poca, quindi ne metto ancora un goccio, più o meno... Secondo me andranno l'equivalente di 4-5 cucchiai di prodotto, però lo vedete perché si impasta un po' come una pizza, se non è bella cremosa che non ha preso dentro tutto il, diciamo, la polvere, non va bene. Quindi poco per volta, anche se vi viene tanto di per sé, l'ossigeno è già abbastanza cremoso, è difficile sbagliare. Ho fatto la cremina, allora vedete? La consistenza, cioè cremosa, così. Questa è la quantità più o meno che viene fuori da una bustina da 25 grammi. E adesso inizia il bello, perché non sono in bagno, quindi spero di non macchiare tutto lo studio.
perché ci vorrebbe un bel bagno, cioè apriamo una raccolta fondi per la donna qualunque per fargli fare un bagno, per girare tutte le sue cosine, insomma, i suoi video, tutorial. Quindi questi shatushi costeranno 2,50 euro. Allora, prendiamo la prima ciocca, ok? Prendo la decolorazione e dovete metterla in modo abbondante, quindi sulla punta, e poi vanno più fatti con le mani che con col pennello. Io prendo la decolorazione e andiamo proprio a sporcarli in questo modo. Deve essere presente, non abbiate paura di abbondare, perché non succede niente, anzi, se ne mettete troppo poca non schiarisce. Quindi vado a fare questo passaggio proprio così. Prendete la ciocca e la accarezzate con la decolorazione e la massaggiate un po' in modo da farla penetrare. Ok, la prima è fatta. Passiamo alla seconda, ne metto un po' sulla punta, in modo che le punte devono essere belle chiare. Prendo un po' con le mani e faccio lo stesso lavoro. Quindi andiamo a sporcare, vedete, e massaggiare la decolorazione. Scusate la mia faccia, ma c'è un po' tipo di odore di ammoniaca che non è al massimo in un ambiente chiuso. Fatelo in un ambiente un po' arieggiato. Ok, questa è la seconda, più o meno alla stessa altezza, vedete? Stessa cosa faccio dall'altra parte, quindi stessa cosa faccio con l'ultima ciocca, quindi prendiamo sulla mano, andiamo a spiaccicare bene col pennello una dose abbondante di prodotto sulle punte e poi saliamo. Massaggiate bene, mi raccomando, così da far penetrare bene la decolorazione. Il quantitativo è stato sufficiente, quindi top. Se sentite mio marito e mio figlio, ho dovuto aprire la porta perché era veramente l'esalazione pazzesca, sto lacrimando. Questo è il risultato, ragazze, scusate, sono veramente brutta, c'ho il mascara che sta colando. Dovete lasciarlo in posa, ma si vede il capello che decolora, quindi più o meno quando vedete che raggiunge la colorazione da voi desiderata, andate a sciacquarlo, fate conto un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi io vado per un quarto d'ora, 20 minuti e mi tengo su queste codine, dopodiché sciacquo e vedremo insieme il risultato. Quindi molto facile, molto veloce. Ciao ragazze, eccomi tornata, c'è un piccolo ospite, non sapevo dove lasciarlo, o meglio, vuole stare con me, quindi l'ho portato qui con me. Allora, non sono stata molto a metterli in piega, vi dirò, e non so neanche se con questa luce riuscite a vederli bene. Allora, lo shatushi è venuto bello, come piace a me, perfetto. L'effetto sul boccolo è molto carino e viene ancora meglio se avete i capelli scalati. Io non ho i capelli scalati perché avevo fatto il taglio corto dietro e lungo davanti, non me la sono sentita di scalarli per una questione di lunghezza, non volevo andarli ad accorciare ulteriormente, quindi aspetto che mi crescano, poi farò anche lo scalato, perché facendo uno shatush scalato si vede più, diciamo, più netto. Non riesco a capire se in camera si vedono, mi auguro di sì. Io li ho fatti color nocciola, vedete, questo è il colore. Non li ho voluti fare troppo chiari appositamente perché andando al mare poi si schiariranno tantissimo col sole, quindi se li fate in questo periodo io non vi sconsiglio, cioè vi sconsiglio di schiarirli troppo, anche perché lo shatush secondo me deve essere una sfumatura naturale, quindi una, due, massimo tre tonalità, due toni e mezzo sotto, diciamo, il colore della base. Questo è il risultato, vedete, con lo scalato viene più bello l'effetto. Non ho fatto bene i boccoli, li ho fatti giusto così per dare un po' di movimento, perché ho i capelli lisci. Comunque avremo modo di vedere insieme l'evoluzione di questo shatush nei prossimi video, quindi iscrivetevi al canale e spero che questo video sia stato piacevole.
come avete potuto vedere, è veramente facilissimo, è quasi impossibile sbagliare, specialmente se usate l'ossigeno a 20, perché va a schiarire molto molto gradualmente. È quello che vi consiglio se non siete esperte. Se volete cimentarmi in queste pazzie, il video me l'avete richiesto, mi avete consigliato di fare qualche schiaritura in vista appunto dell'estate per illuminare un po'. Spero che vi sia piaciuto il risultato. Ripeto, si vedrà sicuramente meglio nei prossimi video. La lunghezza non si vede, c'è Valerio in mezzo alle scatole. E niente ragazze, questo è quanto, vi invito e vi aspetto su Instagram, mi raccomando, vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica e Valerione, la donna qualunque!